Con la speranza che questo video non finisca in una classifica simile, vi do il benvenuto su WatchMojo Italia, dove oggi faremo una top 10 dei 10 video con più non mi piace della storia di YouTube. Ma prima di iniziare, pubblichiamo nuovo materiale ogni settimana, quindi assicuratevi di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati. Per questa lista ci concentreremo su quei video di YouTube con un numero di non mi piace pari o tendente all'infinito, però non ci fermeremo solo allo sterile conteggio dei numeri, visto che terremo anche conto della loro famigerata storia. Comunque, visto che molti video anche popolari hanno milioni sia di mi piace che di non mi piace, escluderemo video del genere che abbiano più spolliciate all'insù. Numero 10, Miracles, Insane Clown Posse. We got a theory about magic and miracles. That's right. That's right. Miracles è diventata una hit virale quando è stata pubblicata nel 2010, ma solo perché hai un mucchio di visualizzazioni non significa automaticamente che piaci anche. Il video degli Insane Clown Posse infatti divenne famoso per essere sfacciatamente kitsch e in effetti un totale nonsense. Questi che normalmente oggi sembrano essere gli ingredienti principali per il successo di qualunque video sono invece risultati in un contenutissimo 114.000 non mi piace, massacrando i due poveri ragazzi. Se volete farvi una risata andate pure a leggervi il testo significativo e profondo di una canzone che parla di Marte, arcobaleni, pellicani e miracoli. If you take a piece of wood and put it next to another piece of wood, nothing happens. Non solo non hanno la minima idea di come funzioni anche solo vagamente la scienza, ma riducono tutto quanto a magia. Numero 9, Sweatshirt, Jacob Sartorius. Javier, knock it off. Se come il ragazzino Jacob Sartorius diventate famosi per il vostro cantare in playback canzoni famose, perché non pubblicare un singolo tutto vostro? Ma che idea assolutamente originale, eh? Magari cantandola con un autotune terribile con un testo che chiamare banale sarebbe essere gentili. Ed eccovi là, quindi, in cima alla classifica dei video più massacrati di YouTube, con un conto non mi piace mi piace di 2 a 1. Ma non sentitevi neanche troppo in colpa per aver riso di questo ragazzino, è lo stesso che ha dichiarato che odia abbracciare i fan grassi e puzzolenti. 1.600.000 non mi piace, dai che possiamo fare di più. Numero 8, Baby, Justin Bieber feat. Ludacris. Ve la ricordate, vero? La prima canzone di un giovanissimo e subito chiacchieratissimo Giustino, oggi divenuto icona del successo attraverso l'internet. La canzone fu così apprezzata che ad oggi, anno del signore 2017, vanta più di 8 milioni di non mi piace, un record su YouTube. Ma cosa ha reso questa canzone di un artista anche amato in effetti la vittima sacrificale del web per anni? Probabilmente un misto di cose, tra cui iniziale, la sua frangettina perfetta, Ludacris che fa lo scemo e una serie di immagini degne di Disney Channel. Però entra in testa, Baby, baby. Numero 7, Strong, Rick Perry. I'm Rick Perry and I approve this message. Il politico americano Rick Perry si becca un posto accanto a Justin Bieber grazie al suo fantastico video di campagna elettorale per le primarie del 2012. Gays can serve openly in the military, but our kids can't openly celebrate Christmas or pray in school. Questi simpatici commenti dalle sfumature omofobiche, accompagnati da una visione molto progressista sull'integrazione delle altre religioni nelle scuole americane, lo aiutarono nel non facile compito di inimicarsi in mezza America. I think my position's been fairly clear on that for a substantial period of time. La cosa divertente è che non venne votato nemmeno dall'estrema destra cristiana, che tecnicamente era il suo target. I just wish he'd leave me out of his sad, sad presidential campaign. Il video e YouTube quindi fecero la loro parte, macellando Perry e i suoi sogni di gloria, tanto che non riuscì nemmeno a guadagnare un singolo delegato nella sua corsa alla nomination. And that I lost my lead for the Republican nomination because I'm stupid. Numero 6, React World, Fine Brothers. I Fine Brothers in generale sono conosciuti per il loro enorme e inoffensivo catalogo di reaction di varie persone a qualunque cosa, e con questo video del 2016 annunciarono il loro ambizioso piano React World.
Il progetto voleva permettere l'uso del loro brevetto anche ad altri youtubers, cosa che sinceramente non sembra tanto male, solo che il video in sé fu visto più come una minaccia e un tentativo di distruggere la concorrenza, imponendo il terribile marchio Fine Brothers su tutto. Peggio dei nazisti, insomma. E il video fu bombardato di non mi piace, così Fine Brothers alla fine chiesero scusa con un altro video. First and foremost, we're sorry for confusing people by using terminology like our React format. E anche quello fu massacrato, al che entrambi i video furono cancellati ed il progetto non si fece più parola. Numero 5. Can this video get 1 million dislikes? PewDiePie! 1! C'è riuscito. Cavoli se c'è riuscito. Bravo il nostro vecchio youtuber. PewDiePie iniziò prima col prendere in giro quei canali YouTube che incoraggiano il pubblico a fargli raggiungere un determinato numero di like. E quindi il logico passo successivo fu anche provare a fare il contrario. It will be done. Essendo PewDiePie lo youtuber con più iscritti al mondo, in effetti non gli ci è voluto neanche troppo a raggiungere il suo obiettivo, arrivando a 3 milioni per questo video in cui lo vediamo far casino per strada e parlare della community di YouTube. No one really knows what's going on YouTube anymore. L'eterno quesito rimane senza risposta, ma PewDiePie è un genio o un idiota di prima categoria? Numero 4. Official Call of Duty Infinite Warfare Reveal Trailer Call of Duty. In un remoto passato si narra che Call of Duty fosse addirittura ambientato durante le due guerre mondiali e fosse bello perché terribilmente realistico. You got eyes on this, Reyes? Affirmative. Infinite Warfare, quindi, per onorare questo spirito realistico, è praticamente ambientato nell'universo di Halo, alle pistole laser e i robot. Ben fatto! Appena uscito, il suo eterno rivale Battlefield ha deciso invece di fare tutto il contrario e ambientare il suo gioco durante la Prima Guerra Mondiale. Secondo voi, quale dei due è stato acclamato dalla critica e quale massacrato? Esatto! Per questi produttori di COD, ascoltando l'odio dei fan, hanno pubblicato un bel COD ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale nel 2017, per la felicità di tutti i coddari inferociti di questo mondo. You're a long way from Texas, farm boy. Numero 3. Ghostbusters 2016 trailer, Sony Pictures Entertainment. I fan dell'originale hanno detto che il trailer era una porcheria e le battute non facevano ridere. Gli hater dei remake o reboot, o come volete chiamarli, hanno detto: ah, ma qui però, beh, che è sta schifezza? E la metà del pubblico adulto ha detto che il primo era impareggiabile e quindi non si doveva fare. Che storia mai sentita, vero? E l'apice di questo massacro senza senso si raggiunse con le critiche un po' misogine di una nostra vecchia conoscenza. And now they're making Ghostbusters with only women. What's going on? Molti, tra cui anche il regista del film Paul Feig, difesero l'opera, in particolare il cast femminile, da queste accuse senza senso. Ma il trailer fu comunque distrutto dai non mi piace. Allora, il film non è un granché, va bene, però oggi sembra non si possa più fare niente. Numero 2. Getting started with YouTube Heroes. YouTube Help. Postato da YouTube stesso, questo video dovrebbe essere piuttosto un tutorial su come farsi odiare sul web, visto che i non mi piace superano di 30 volte i mi piace. Il video fu odiato in particolare perché incoraggiava gli utenti a segnalare altri video, cosa che sembra un incentivo a fare tutto quanto il lavoro sporco al posto di YouTube. Senza dare troppe spiegazioni neanche riguardo all'intera faccenda e o al suo funzionamento, e senza dare informazioni sull'interazione tra la community di utenti e la community dei gestori. Because when I think of a hero, I think of a hero helping, not punishing. Una cosa è certa, che sia chiedere aiuto al proprio bacino d'utenza, dare o non dare potere anche ai piccoli canali o qualunque altra cosa vi venga in mente, in generale YouTube viene sbudellato qualunque cosa faccia. Prima di svelare la numero 1, ecco alcune menzioni disonorevoli. Numero 1, Friday, Rebecca Black. Rebecca Black è riuscita nella non facile impresa di pubblicare una canzone che poi venga riconosciuta quasi unanimemente dalla critica come la peggior canzone di sempre. Su quale base poi non si sa bene, visto che per quel che ci riguarda, in effetti, anche qualunque canzone dei Nickelback potrebbe tranquillamente aspirare a un simile prestigiosissimo onore. Tomorrow is Saturday and Sunday comes after. Essendo Friday odiatissima, la Black ci riprovò poi con My Moment per smorzare le critiche degli haters. My Moment venne massacrata. Weren't you the one who said that I would be nothing?
Raiden nel frattempo era in lizza per diventare il video più non piaciuto del 2011, se solo non fosse stata cancellata a giugno. Per poi essere però ricaricata 3 mesi più tardi, quando finalmente fu apprezzata. No, scherzo, fu massacrata di nuovo con 2 milioni di non mi piace. D'accordo con la nostra lista? Date un'occhiata anche agli altri video del nostro canale e iscrivetevi a WatchMojo Italia.